Passiamo al prossimo ospite, che è Sara Zambaia. Buonasera, buonasera e grazie per essere con noi. Sara Zambaia è componente della Commissione Salute della Regione Piemonte. Ecco, ci colleghiamo a quello che prima ha raccontato Brunetto da parte della Liguria e focalizziamoci un attimo su quelli che sono stati un po' considerati i pazienti dimenticati, i pazienti no Covid, perché in questo periodo noi ci siamo sempre concentrati sulla malattia Covid, giustamente, ecco, perché è scoperta da poco, però ecco, vorremmo un po' riaccendere i riflettori su tutti quei pazienti che il Covid non ce l'hanno, ma che hanno tutte le altre patologie, in particolare gli oncologici e i pazienti cronici che hanno veramente sofferto in questo periodo perché hanno avuto meno possibilità di andare in ospedale, come abbiamo anche appena detto. Ecco, che cosa ci vuole raccontare Zambaia su questo? Buongiorno a tutti, innanzitutto, mi sentite bene? Per ora sì, speriamo. Perfetto. Allora, inizio con il dire che fortunatamente nel nostro sistema sanitario non sono dei pazienti dimenticati, tutt'altro. Indubbiamente l'attuale emergenza Covid ha messo fortemente sotto pressione tutti i sistemi sanitari e anche il nostro della Regione Piemonte, dalla prevenzione al territorio con i medici, agli ospedali con l'attività di pronto soccorso, rendendo necessaria l'attuazione di una articolata serie di provvedimenti sanitari. Stiamo combattendo, come ha detto anche lei, verso uno dei peggiori mali del nuovo millennio, un male che ci ha messo in ginocchio non solo dal punto di vista sanitario, ma nonostante ciò sorge spontanea una riflessione. Non ci si ammala solo di Covid-19 e non si muore solo di Covid-19. Motivo per cui la Regione Piemonte, compatibilmente all'andamento della curva epidemica e al tasso di pressione a cui è stato sottoposto il nostro sistema sanitario, ha sempre teso una mano alla garanzia di accesso, di accesso diretto alle cure di quei pazienti per l'appunto definiti non Covid, bisognosi di cure e anche di controlli costanti. Tra questi io menziono anche le donne in gravidanza che comunque hanno necessità, sulla base delle prestazioni prescritte dall'agenda di gravidanza, di effettuare periodicamente una serie di controlli. Tutti questi controlli sono sempre assolutamente stati garantiti anche dal punto di vista dello screening e quindi per loro assolutamente mai in questi mesi nulla è cambiato, tuttora è così. Per gli altri pazienti che ha citato anche lei, come ad esempio i pazienti oncologici, il discorso va affrontato tenendo a mente che la pandemia sta attraversando e ha attraversato delle fasi diverse. Partendo dalla fase 1 di questa primavera, essa ha imposto una riduzione in alcuni casi e una sospensione in altri casi di quelle prestazioni che non sono state ritenute urgenti e dunque procrastinabili. Mentre per tutti quei pazienti le cui patologie invece necessitavano di cure costanti, l'accesso è sempre stato garantito. Mi riferisco in particolare sicuramente ai pazienti oncologici, ma anche cardiopatici, diabetici, giusto per citare i principali, quali sono sempre stati costantemente seguiti dai centri di riferimento. Volevo chiederle, prego. Ma proprio a questo proposito, avete anche voi notato un po' di paura da parte di questi pazienti nel presentarsi in ospedale? Io non so se forse è colpa nostra, dei media, della politica o dei bollettini giornalieri che erano tragici e ci spaventavano. Ecco, anche se la Regione ha garantito tutto quello che lei ci sta raccontando, ci sono state disdette? Gente che non ha voluto presentarsi in ospedale per paura? Beh, allora sicuramente c'è una percezione di paura generale, indubbiamente dovuta, è brutto da dirsi, anche ai media che giustamente fanno il loro lavoro,
però è chiaro che il timore di un paziente è anche quello di recarsi in ospedale, a volte per paura di contrarre il virus, quindi a volte i pazienti stessi preferiscono, laddove possibile, attingere alla sanità privata, il che è assolutamente sbagliato, nel senso che a livello tecnico noi come Regione Piemonte abbiamo messo i cittadini e le nostre aziende sanitarie piemontesi nella condizione di poter proseguire sempre. Ovviamente, come dicevo prima, compatibilmente all'andamento della curva epidemica, però visto che il tempo a disposizione che abbiamo ora è breve, io volevo citare una serie di documenti. Mi limito a menzionare l'ultimo, quello del DIRMEI, che è il Dipartimento Regionale delle Malattie e delle Emergenze Infettive, recentissimo perché è datato 30 ottobre 2020, quindi parliamo già dell'ultima fase, quella che stiamo vivendo, quella della famosa nuova ondata, con cui viene proprio disposto testualmente che l'erogazione delle prestazioni di oncologia e screening oncologico, radioterapia, trapianti, dialisi, ematologia, ostetricia, malattie rare, terapia salvavita, nonché l'attività immunotrasfusionale devono essere garantite. La stessa cosa viene confermata per le prestazioni delle donne in gravidanza. Viene altresì ribadito che i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali regionali sono da garantire qualora la loro interruzione comporti il rischio grave per lo stato di salute, anche per quanto riguarda patologie come diabete, broncopneumopatia cronica, scompenso cardiaco, per le quali va sempre garantita la continuità assistenziale. Quindi parliamo di un quadro veramente ampio. Poi noi adesso stiamo parlando di accesso alle cure, ma c'è anche tutto il lato dello screening. Io sono donna, ci tengo a menzionare il nostro programma di prevenzione Serena, che è quasi sempre andato avanti correttamente, esattamente come dicevo prima, per le donne in la screening sia neonatale che preneonatale che neonatale sono assolutamente mantenute, e ovviamente per i pazienti oncologici, come abbiamo detto prima, ma perché la ratio che è sempre stata seguita è quella: le urgenze devono avere priorità, perché come dicevo in incipit non si muore solo di Covid nel modo più assoluto. Una curiosità, per quanto riguarda invece le vaccinazioni, quelle dei bambini, insomma le classiche vaccinazioni che vengono fatte, il calendario vaccinale, la regione sì. Come si è mossa? Se siete riusciti a mantenere tutto come da programma? Io direi di sì, perché ho la fortuna di essere mamma da 4 mesi e ho il vaccino dopodomani, quindi le posso dire che è assolutamente tutto stato mantenuto nel modo più assoluto. Sì, ecco, perché forse in Italia meno, ma in altri paesi europei, ma soprattutto negli Stati Uniti, abbiamo visto che anche i calendari vaccinali, e parlo soprattutto del morbillo o comunque malattie del genere, hanno subito grossi ritardi, con conseguenze che si vedranno poi probabilmente più avanti, quando forse finalmente toglieremo le mascherine, perché senza le vaccinazioni poi ci si passa le malattie, Covid e anche altro. Anche altro, soprattutto per i bimbi che vanno all'asilo. No, fortunatamente come Regione Piemonte non ci sono state segnalate carenze di questo tipo. Nella mia ASL in particolar modo, lo dico da genitore, non ho riscontrato relativamente alle vaccinazioni infantili. Perfetto, la ringrazio molto per il suo intervento e la saluto.